a mio avviso, anche questa volta, di guardare all'indietro per andare avanti, per gettare uno sguardo sull'Italia del tempo presente, nell'ambizione o nell'ottica, nell'aspirazione di vedere perché l'Italia, che pure Pombeni ci ha fatto vedere molto bene parlandoci di De Gasperi e dintorni, vi ricordo la Costituente, il referendum istituzionale, Repubblica, Monarchia, anche lo ricordo soprattutto per chi non ci fosse stato ieri l'altro, il ruolo fondamentale dei partiti già iscritto nella Costituzione ma conquistato almeno dai due grandi partiti, DC e PCI, e anche il PSI, sul campo, nonostante tutte le contraddizioni che rimarcava Pombeni, il fenomeno della resistenza avesse avuto insite al proprio interno. Bene, dicevo, anche in questo caso, secondo la mia opinione, si tratta di vedere perché la storia dell'Italia repubblicana e non solo, anche di quella prefascista, diceva sempre Pombeni, non era e non è affatto una storia da sottovalutare, una storia minore rispetto a quella di altri paesi, cioè guardando nell'ottica nazionale trattino internazionale. Ovvero sia l'Italia prefascista aveva e si era dotata di istituzioni, di un sistema di istituzioni politiche e di una struttura burocratica che in fondo non aveva moltissimo da invidiare a quello della Germania, della Francia e della Gran Bretagna. Non a caso le cito in quest'ordine, se poi vogliamo lo riprenderete nel dibattito, se crederete opportuno, Germania, Francia e Gran Bretagna. Perché questo venne in parte disperso dall'esperienza fascista che diceva Pombeni, e lo ricordo perché è importante anche a questo punto, il fascismo fu per molti versi tutt'altro che una parentesi. Percorso stesso di molti intellettuali della sinistra italiana e del Partito Comunista Italiano, e qui a dircelo in senso, non voglio qui fare una polemica revisionista, in senso positivo perché si formarono sotto, durante e nelle università o nei gruppi clandestini durante il fascismo. E quindi, ritornando all'attualità, perché l'Italia del periodo 46-47, fine 47, Italia costituente, dei costituenti, di tutti coloro che elaborarono, parteciparono all'elaborazione della carta, poi variamente o diversamente applicata, si potrebbe discutere nel caso delle regioni, si potrebbe discutere della Corte Costituzionale quando fu istituita, ma questo è ancora, e spero che verrà ripreso nel dibattito, un altro importante ma laterale discorso, perché a quell'Italia, un'Italia che continuò comunque fino almeno agli anni 60 e in parte agli anni 70 a produrre un ceto dirigente, quindi una classe politica, una classe imprenditoriale, dei sindacati e altro ancora, all'altezza degli altri paesi, all'altezza della situazione, non sto a fare i nomi, già che ci sono, i nomi di Mattei, di Beneduce, di Meuccio Ruini, che l'altra volta penso per dimenticanza Pombeni non fece parlando della democrazia del lavoro, un partito che esisteva solo, mi si consente il gioco di parole, sulla carta, cioè era un partito che esisteva, insomma, partecipò con Ruini in una commissione piuttosto importante, quella sulla riforma dell'amministrazione, di
discorso dell'epurazione, eccetera, eccetera, all'elaborazione della Carta Costituzionale, ma che in realtà nella società italiana finiva per esistere appunto solo in parte sulla carta. Perché tutto ciò e come mai e in che tempi, e qui appunto vorrei che ci fosse una partecipazione attiva, anche perché avremo molto più tempo, vista la disponibilità del professor Vacca, di discutere, siamo arrivati, non a caso l'ultimo appuntamento che sarà fra oltre due mesi, come andremo a incominciare, che era nel 1981 il titolo di un volume di Biagi Scalfari, uno scambio epistolare pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, come, non voglio essere populista, demagogico o retorico, ma in parte come siamo caduti un po', secondo Pombeni, usò termini piuttosto drastici rispetto a quelli che sto usando adesso, impiegando io, o ahimè come sono caduta in basso, no? La Repubblica, che è sempre, ci tengo a precisare, come la volta scorsa, la prima Repubblica italiana. Ritornare all'indietro, come in un rollback cinematografico, per vedere quali erano gli attori, in questo caso il principale sicuramente Palmiro Togliatti, qual è la scena su cui egli e i suoi collaboratori agivano e quali erano le politiche pubbliche e di partito, il peso istituzionale che questo partito ebbe durante buona parte del ormai sessantennio repubblicano. Lascio la parola.